cucina da lei a casa? Cucina? Sì. La sua specialità? E lei ha un marito? Figli? Ok, ich habe eine Tochter, sie ist 27, oh, ich bin 42, mein Name ist Carino Pifano, sie können lesen hier, und ich bin eine Lehrerin von Wirtschaft in Berufsschule hier in Bozen, okay, die italienische Berufsschule. Und Ihr Mann kocht auch so wie bei Ihnen? Entschuldigung. Il suo marito cucina come Canino? No, come si dice? Sembra l'altro. Ah, sì, che bello. Allora, professore. Ma lei? Università del professore di Dina, qui a von Sva. Questa? Sva. In Bozen für die Universität. So. Ja, meine Tochter, sie. Allora, adesso andiamo alla politica. Okay. Come andiamo avanti col progetto Benco? 5 Stelle farà opposizione serata? Ok, allora quindi tocca parlare italiano. Sì, perché faccia, siamo faccia. Molto coinvolti. La mia vicina. Sì, la mia vicina. Ok, siamo coinvolti, la mia vicina. Allora, ok, ma sicuramente. Ma siamo... Colman vicino a lei? Ma no, Wolfram sta lei. Diciamo che in una discussione civile continuiamo a pensare che sicuramente certificare un'area per togliere, come è stata venduta, per togliere il degrado, se di proprio di degrado si può parlare, non è una cosa corretta. La città non ha bisogno di altri edifici, di altro cemento e di altri locali commerciali. Stiamo andando a farli. Probabilmente potrebbe essere un grosso errore. Stavo leggendo proprio adesso un bellissimo articolo sull'internazionale. In Argentina, ad esempio, la gente si sta riprendendo gli spazi che da privati stanno diventando pubblici. Noi stiamo facendo il contrario. Da spazio pubblico stiamo andando verso lo spazio privato. Tenete presente che la trasformazione del bene pubblico in bene privato è sempre costosa per la cittadinanza. Quindi noi sicuramente andremo avanti con il no. Dopodiché, se questo progetto ovviamente sarà da fare, io rispetto la volontà dei miei concittadini, è Bolzano che decide quello che vuole. Ovviamente si aiuterà a fare il meglio possibile per questa città, perché l'ho scelta per viverci. Una signora decisa. Sì, assolutamente. E Grillo arriverà a darvi una mano nella campagna elettorale? Grillo ormai si occupa dei suoi spettacoli, arriveranno sicuramente Di Maio e Di Battista. Anche in campagna elettorale è uno spettacolo. Campagna, ecco, questo un po' mi dispiace perché abbiamo troppa politica spettacolo. Ovviamente i politici verranno anche pagati come i comici, anche di più ormai, no? Per tutti gli stipendi che noi tagliamo. Perché la politica non è spettacolo, è una cosa seria. Quindi io non vengo qui a fare uno show, almeno questo non dovrebbe essere nel nostro paese. Ne abbiamo fatti troppi di show per conto mio. Bene, sì, quindi sicuramente fare un po' di show, ma andiamo anche, adesso veniamo al calcio. Mica no, la famiglia?